di com'è? Quello è un po' che si mette. Guarda che belle le cose per i bambini? Bravo, hai mangiato poco! Già! Che senso? Pizzi l'orologio! Quello è gorgo! Quello di mandro, gnocca romana, nerturana, quindi... Poi discese trionfo sinnero, Mussini, capobanda, il nostro amico Cazzullo, pesi che siamo. Tutti i libri che esistono in commercio li avete tutti voi, insomma. Complimenti, è la vostra professionalità. Non basta diventare grandi per essere adulti, non siete da qui da soli, quello può perdere. Liguria. Ci avranno fresche, davvero? Ma c'è andato così. Saturnina. Saturnine. Così. Thank you.
Isidoro. Non era contenta, lei capiva. Vieni qui. Là dove si posa a cucinare è il centro della felicità, Fabrizio Camagna. Certosa. Aprile 25 aprile, aprile. È quella che vorrebbe andare a Imperia. Sarebbe il caso del bus. No, non mi avevi. Era la. È rimasta memorizzata la telefonata prima. Perché una cosa, informazione, com'è fate queste croci così iperbarocche? Non dà un po' fastidio così? No, è una tradizione proprio tipicamente ligure quella del Capito, croce. Perché ho visto un'altra chiesa uguale, sì, uguali, sì, crocifissi. Sì, in parrocchia, sì. Qui non ce ne sono, sì, là, sì, esatto. Ce ne sono. È una tradizione proprio ligure quella delle processioni con crocifissi. Ah, capito. Andiamo di così greco. Iperbarocco, diciamo. Beh, ma al di là del modello sono proprio delle... Ah, idee, ho capito. Va bene, io ringrazio molto. Ci mancherebbe. L'altra volta c'era una tappa. La tappa più importante dell'oratorio è questa. La tappa, questo gruppo di figure di sacque, appoggia, diciamo, su un richiamo, no? La Sant'Anna, no? Viene tirato fuori. Uno per la carta, uno per il vetro e questo per il per plastica. È bella come trovata, no? Un genere tipo così. Le proposte che loro fanno, anche fare così. Sì, lo so, è un animo. Anzi, vieni qua, sì. Offertona però, eh?
loro, li facevano tutti quei fiammiferi. Sì, una bomba, eh. Questo qui è un Hovercraft, ti piace? Eh? Però i narvali non ci sono i narvali, quelli che hanno l'unicorno. I narvali? Narvali, sì, quelli che sono nel nostro mare. Eh sì, in effetti. I narvali sono nel nostro sì, canale. Nel polo sud o polo nord? No, la balena terrazzurra azzurra è la ma sono tutti ah, questo qua è narvale, quando li fanno. Cioè, c'è un narvalo? Sì, ma sono quelli col becco. Ah, quelli sì, sì, sono quelli. No, c'è proprio l'unicorno, sì, sono. Sì, il polo nord. Norvegia. Mio marito è marinaio, Però ero a Viareggio. E mi porti Viareggio. Quella marina italiana, famosa, sta quell'uomo, gemella dell'Americo Vespucci, è ceduta alle Unioni Sovietiche per danni di guerra, ma ah, però. Salvo Colombo. Fantasma, strumenti di navigazione, tu sei? Sei qua? Oh! Ciao! Cosa pensa? Come? Era una grossissima. Io vorrei che fanno le barche, eh. Mio zio era Mastro Dascio, Maestro Dascio. C'è una fotografia da qualche parte, non lo so. C'era la artiglio dei dove è nato il Gino?
perché hanno preso da me i nani che avevano le tette fatte di qua. Allora non so. Erano le navi che erano fatte con quella roba lì, le navi, le tele delle navi. Il Blue Jeans è nato a Genova, Sì, sì, è nato con le cose delle navi. Garibaldi aveva i Blue Jeans, avevano i Blue Jeans. Ma poi per dipingere come facevano? Per dipingere in blu cosa fai? No, era già blu. Una fustagna blu. Ho capito, ma che... Qui sono i balombari. Questo qua è Stefano DJ. Ah sì? Di Nino, vedi che... Ah, di lui, eccolo lì. Questa, vedi questa bomba qua, e questa qua. Sì, sì. Allora, ci avevano levato i volani perché l'avevano attaccato al motore, che prima dovevi bombare a mano, poi col motore. Guarda da lì. Vedi questo qua, queste qua sono tutte palombare dell'Ovano, vedi quello lì? Mario Cipollino, Ampolino. Questo qua è molto a Palermo. Non li conoscevo io. E qui sono fotografie di anni, degli anni 50. Perché per recuperare la nave che era al fondo, usavano un cannello tipo a terra, no? Io ho detto, ma è possibile che a mare, come c'è cento cannello? Dice che formavano una bolla d'aria. Ecco. E poi tagliavano. Poi si spostavano e tagliavano, perché questa qua era la nave di recupero, dove questa? Come te, ogni pezzo di cosa la recuperavano. La nave di recupero qui di Lovano. Cioè, come facevano queste bolle d'aria, mi perdoni, com'è che le facevano? Le bolle d'aria che diceva per recuperare le navi immerse. Tagliavano la nave, tagliavano a pezzi. Sì. Col cannello. Sì. Ma io ho detto, ma. Ah, ho capito, li chiudevano. Ho detto, è possibile che nell'acqua c'è 100 cannello, io credino. Invece si può? Formavano, dice, una bolla d'aria. Ah, ho capito. E tagliavano. Poi si spostavano un altro che non c'era acqua. Che non c'era acqua. Ma sto poverino non sapeva che sta nave aveva... aveva esplosivo a bordo. Che è morto, sarebbe per aria. C'è scritto qua, io non lo vedo. Quando ho cominciato a tagliare, come si è riscaldato la lamiera, è saltato in aria. Era di Lovano, queste sono tutte palombare di Lovano. Perché eravate specializzati voi a Lovano? Sì, a Lovano erano tutte queste qua. Specialmente questo qua cioè, è andato a lavorare fino a Normandia. Che sarebbe, questo scafandro qua era di quello lì. Senta, ma com'è che ha fatto scoprire che la tela delle navi poteva servire per fare i calzoni ad alta resistenza? Com'è che hanno scoperto i jeans? Com'è che li hanno trovati? Ma i jeans a Genova dice che l'hanno scoperto da America, non lo so il motivo. Capito? Non lo so. Perché dicono che appunto che era un fustagno particolare molto robusto che è stato fuori dalle... Qui c'è la processione del 2 di luglio, fanno una bella festa qua da Madonna, che a loro chiamano dei pescatori. Allora erano questi i cristi, vedi? Poi hanno perché fatto... fanno questi crocifissi così? Questi così... qua erano degli anni, non so qual era. Insomma, ma erano troppo parecchio elaborati. Poi i crocifissi di quelli. C'è un Cristo in nero che pesa qualche 120 kg, devono portare uno solo, lo porta. Porca miseria, lo mettono la cinghia, lo mettono le giovani, forti. No, ce n'è di quelle della città età cosa hanno portato. Ha detto che fanno le processioni. Questo nero dice che pesa più di un quintale. E dove si trova adesso questo nero? Quella tenda dove ci sono tutti i fiori, i crocifissi con l'oro. Quella chiesa del Colino, quella centrale. Ah, visto. Ha detto che c'è una processione a Bibbia. Forse quello di San Osidoro. Fanno la processione di ma cosa c'è San Rosidoro? Quello di dire San Rosidoro. Anzi, a questo lato perché uno mi ha fatto una possibile o ma come San Rosidoro? Si fanno pure quello di San Rosidoro e quello di Pio Giulio e già fanno la cosa di Pio. È piccolo ma bellissimo questo museo, eh? Bello, 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 meraviglioso.
A piacere. Con noi, col trenino. Dunque lì si dà inocibile, no? Guarda, ci sono tutti i peperoni, guarda che bei pomodori.